Venerdì 3, presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, si è svolto un altro appuntamento di confronto, informazione e formazione con e per i medici del territorio. Un corso multidisciplinare in oncologia dal titolo Scacco Matto al tumore della mammella. Si è discusso di screening, familiarità, diagnosi, come reagire davanti a un nodulo sospetto, le diverse tipologie di intervento e terapie nel caso delle forme localizzate e metastatiche, cure palliative e terapia del dolore. Sono state inoltre analizzate le criticità finora riscontrate e soprattutto i margini di miglioramento. L'oncologia è una malattia estremamente complessa che necessita di una multidisciplinarietà sempre più estesa e sempre più ampia possibile. Per questo, diciamo, abbiamo invitato i nostri colleghi a cimentarsi insieme a noi ad una esperienza particolare, quello di seguire dei casi clinici, in questi casi clinici intervenire di volta in volta, più di una volta. Quindi si tratta di un format inedito, dove non ci saranno le singole semplici relazioni ex cattedra tradizionali, ma dove ci sarà un colloquio vero e proprio, seguendo appunto il percorso di casi clinici di patologie diverse, dalla fase iniziale di prevenzione alla fase di diagnosi acclarata, alla fase di diagnosi nelle fasi iniziali della malattia e nelle fasi terminali della malattia. Ogni giorno siamo impegnati tutti gli specialisti, ognuno con le proprie competenze, nell'accompagnamento nel prosieguo di questo percorso. Lo scopo è migliorarci ogni giorno sempre di più e poter dire scacco matto alla mammella. Oggi comunque lo scenario rispetto al passato è cambiato di molto, la storia naturale è migliorata e noi vogliamo contribuire anche con le nostre professionalità. Lo screening mammografico è un importante programma di prevenzione secondaria che si occupa proprio di individuare nella fase più precoce possibile l'insorgenza di un eventuale tumore della mammella. È molto importante per tutte le donne nella fascia d'età dai 50 ai 69 anni aderire a questo progetto, a questo programma, proprio perché permette di sorvegliare in maniera attiva l'eventuale presenza di una formazione di un tumore e quindi poter attuare delle terapie sia chirurgiche che medico-oncologiche meno devastanti e più proficue per la donna.